davanti a un pubblico delle grandissime occasioni, va in scena quella che per molti è considerata la vera partita clou del girone D di prima categoria. Torricella e Real Castelnuovo Guardia Vomano si affrontano potendo vantare un organico di assoluto rispetto, più della metà dei 22 in campo ha militato in categorie ben più importanti negli ultimi anni. Si parte con un traversone di Pellone ben neutralizzato da D'Andrea, che poi si supera al 24esimo su un bolide di Angelozzi dalla lunga distanza. Si fa vedere la squadra di Bizzarri con un destro debole di Arrighetti, ma il primo tempo è ben giocato, su ritmi elevatissimi. Alla mezz'ora il Torricella colpisce una traversa con un traversone di Pericone, contropiede velenoso al 34esimo. Fratelli Bizzarri confezionano un'occasionissima, ma Alessandro si fa ipnotizzare da uno strepitoso Di Martino, che poi nega la gioia del gol a un bolide di Arrighetti. 41esimo, gran recupero palla di Pompidi che serve in profondità, Pellone fermato dal direttore di gara. Le immagini confermano l'offside. Scartozzi, bel lancio per Alessandro Bizzarri che controlla da fuori classe, poi tira alto. Primo del secondo tempo, Mario Bizzarri vicinissimo al vantaggio, occasione anche per il Torricella con un traversone di Pellone, contatto di Paolo Ciannelli per il direttore di gara. Si può continuare a giocare. Ancora avanti al 20esimo il Torricella, sarebbe stato un gol leggendario per Pellone, ma il vantaggio arriva al minuto 31. Ed è il Real Castelnuovo Guardia Vomano con il neo entrato di Gianluca che sblocca la gara, tutto solo, pescato da un traversone di Arrighetti. Controlla con il sinistro e con il destro trafigge un incolpevole Di Martino. Una rete importantissima, Torricella però non ci sta. Angelozzi, serve Pellone che viene in qualche modo contrato da Andreone. Questa volta il direttore di gara indica gli 11 metri, va lo stesso Pellone sulla battuta. D'Andrea respinge la conclusione centrale dell'attaccante del Torricella e fa un autentico miracolo sulla ribattuta. Non riesce a centrare il bersaglio Di Gregorio. Ancora Torricella vivo due volte, va al tiro al minuto 42. Ma D'Andrea diventa l'assoluto protagonista della sfida. L'ultimissima occasione sui piedi di Romualdi al 94esimo. Finisce così. Il Real Castelnuovo Guardia Vomano espugna Torricella con una rete a 14 dal termine di Simone Di Gianluca. Siamo qui con mister Mino Bizzarri per commentare la vittoria della sua squadra, il Real Guardia Vomano, contro il Torricella per 1-0. Mister, un commento a caldo sulla partita? Ma io oggi mi sono divertito, nel senso che è stata una partita giocata da tutte e due le squadre abbiamo fatto anche, è stata una partita maschia, dura però io veramente faccio i complimenti al Torricella, perché è una squadra tosta, una squadra che qua sarà dura fare i punti. Oggi noi ci ha detto bene sul rigore, domenica ci ha detto male perché abbiamo sbagliato uno e abbiamo pareggiato la partita. Oggi c'è stata sta compensazione e quindi, però credo che il pareggio sia era il risultato giusto. Poi noi siamo stati bravi a mettere dentro l'unica palla, forse abbiamo avuto un paio di occasioni, noi due o tre occasioni, loro anche una. Su una punizione di Angelozzi il primo tempo che aveva fatto una parata, poi per il resto non mi sembra che ci siano state grosse occasioni, quindi però è stata una partita giocata bene da tutte e due le squadre. Mister, la sua squadra ha dimostrato una grande compattezza anche, diciamo, nella fase difensiva, è risultata, diciamo, molto equilibrata. Il vostro marchio di fabbrica, comunque avete avuto anche occasioni in attacco, però voglio dire